Ormai è passato più di un anno da quando abbiamo avviato l'iniziativa del premio Articolo 11. Sono successe tante cose, abbiamo premiato delle persone, dei prodotti formativi e oggi pensavamo di fare un po' un bilancio con il Presidente che è quello che ha sicuramente la visione più ampia di quello che è stato e di quello che sarà e deve essere per il futuro. Quindi Stefano, raccontaci un po' quali sono le tue valutazioni di questo andamento, di quello che è successo in questo percorso. Beh, l'inizio è stata proprio una scommessa. L'idea che pensavamo l'abbiamo sempre ritenuta giusta e vincente. Non avevamo idea di che cosa sarebbe stato, quindi che tipo di difficoltà avremmo incontrato. E già il fatto di aver concluso una prima edizione identificando delle persone o delle testate da premiare e il tipo di risultato che c'è stato, le persone o le testate che sono state premiate è stato anche sorprendente a tratti e ci ha fatto capire a tutti noi che effettivamente andiamo a scandagliare un tipo di informazione che non è proprio quella mainstream. Per cui l'utilità dell'informazione, la buona informazione che noi abbiamo sempre citato, non è detto che sia solo nei grandi giornali, ma si annida via via in testate online, in blog o in altri ambiti. Il bilancio è soprattutto di soddisfazione, anche se c'è stata molta fatica a coinvolgere le persone. Le persone sembrano ormai adagiate su una situazione in cui l'informazione è predigerita, è già pronta, non devi ragionarci su, non devi trarre conclusioni, sono state già tratte. Per cui invitare a cercare la buona informazione per molti sembra un lavoro superfluo, inutile, per cui non viene fatto. Abbiamo ricevuto in compenso molte gratificazioni da parte di chi, soprattutto addetti ai lavori, comprendendo il meccanismo del premio, come vengono scelti i candidati, il fatto che nella giuria non ci siano, nell'organizzazione ci siano dei giornalisti professionisti, ha fatto capire che effettivamente è un premio che dà uno spazio che non c'era, va a cercare in uno spazio che non c'era. Quindi tutto sommato un bilancio positivo, ci siamo riusciti, siamo arrivati alla prima edizione, sai, i premi esistono se hai premiato qualcuno e la difficoltà a lavorare, a convincere le persone del lavoro che stavamo facendo era soprattutto per il fatto che non avevamo ancora premiato nessuno. Quest'anno è un pochino più semplice. A tuo avviso, quali sono gli spunti, le tematiche che sono emerse sia dagli incontri, sia dal gruppo che ha lavorato insieme a te, sia le tue stesse riflessioni sui contenuti dell'informazione, questo tipo di ricerca che in fondo prima di noi, diciamo così, fatta in questa maniera non c'era? Ho visto da parte di chi si è avvicinato al premio due tipi di comportamenti. Chi ne ha compreso realmente il valore, una piccola presunzione, chi ne ha compreso il valore alla fine è rimasto affezionato al premio. È un premio naturalmente basato sul lavoro volontario di tutte le persone, quindi ognuno dona il tempo che ha a disposizione. Quindi è un regalo che viene fatto a questa manifestazione. Quelle persone lì sono rimaste dentro, aiutano per quello che è possibile e soprattutto continuano a dare i loro punti di vista, il loro senso critico, che è esattamente quello che cerchiamo di sollecitare nelle persone, di mantenere il senso critico. E quindi questo ci siamo riusciti. Quello in cui non siamo riusciti è stato quello di aumentare considerevolmente il numero di persone coinvolte. E qui notavo un atteggiamento che è diffuso oramai di persone che oramai si adagiano e che quindi non hanno più il senso della responsabilità della propria informazione. E quindi non comprendono, non partecipano
e lasciano andare anche persone che avevano dato disponibilità a lavorare. Quali sono gli obiettivi della prossima edizione? Andiamo un po' al futuro. In genere mi viene in mente la battuta di Massimo Troisi, che quando dopo il primo film Ricomincio da tre, grande successo, e i giornalisti gli chiedevano: vabbè, che cosa vuoi fare? E lui diceva: adesso vorrei sbagliare il secondo film, così sono libero di fare il terzo. Quindi la seconda edizione è sempre la più difficile. Dobbiamo confermare l'impegno e i risultati della prima, e dobbiamo cercare di aumentare. Una delle difficoltà più grandi, naturalmente, è quella di trovare i fondi per poter proseguire e aumentare. Ci proveremo, è uno dei nostri obiettivi di quest'anno, cercare di aumentare i fondi. Naturalmente solo con le quote associative della nostra associazione riusciamo a mantenerli in vita, non riusciamo a farla sviluppare. Ci serve l'aiuto di tutti, anche il vostro magari, e quindi cercheremo di fare, di realizzare delle occasioni di incontro in cui dibatteremo questo tema dell'informazione, che realmente serve a un'intera fetta della popolazione che invece ha bisogno di informazioni, perché uno degli aspetti particolari di questa di questo mondo globalizzato è che ce ne arriva anche troppa di informazione. Ci mancano le strutture per capire, per filtrare. Il mondo del giornalismo, che insegue i click a raffica oppure le vendite che vanno a tracollo per i quotidiani cartacei, ovviamente hanno degli altri meccanismi, loro devono fare quantità e quindi la qualità viene svilita. Abbiamo delle persone volenterose, molti blog per esempio fanno dell'ottima informazione, e noi cerchiamo comunque di inserirci in questo meccanismo. Cercheremo di raccogliere questi fondi per avere un minimo di aiuto per farla ancora più bella, e quindi ci proveremo. Altri obiettivi è quello di coinvolgere quanto più possibile i giovani, i ragazzi, che sempre di più in realtà si allontanano, però siamo fiduciosi perché ci sono molte esperienze nelle scuole di giornali scolastici, e quindi proveremo a contattare i docenti che curano questi giornali, che spronano i ragazzi a curare questa informazione, a ragionare sull'informazione, per magari convincerli a diventare partner del premio. Quindi alla fine noi possiamo lanciare come messaggio per chi ci segue che il premio Articolo 11 ha bisogno di nuovi esploratori che abbiano voglia di cercare con noi la buona informazione, e persone che abbiano voglia di supportarci magari anche economicamente. In fondo la nostra è una piccola campagna di diciamo prevenzione dell'estinzione. Esatto, cerchiamo di impedire l'estinzione delle persone che pensano, e le persone che pensano hanno bisogno di informazioni. Quindi sì, invitiamo tutti quanti a diventare complici del premio Articolo 11, perché comunque magari fa comodo a tutti noi di avere un'informazione affidabile. Io so di tanti, tanti giornalisti, tanti professionisti che hanno la stessa necessità, e forse magari è arrivato anche il momento di pensare a nuove forme di informazione e di giornalismo, e perché no, il premio Articolo 11 potrebbe essere anche uno degli alvei in cui ragionare su questa cosa. Grazie, Save the News. Grazie a voi.